Ma cosa succede? Ah, Mati! Ale! Siccome non vi vedo molto calmi oggi, ragazzi, direi che potremo provare la fabbrica del barattolo magico! Che ci permetterà di fare i mitici barattoli della calma! E c'è anche quello rosa, ragazzi! Mi sa che il colore è già stato assegnato. Va bene! Rosa! Ce n'è tre, infatti. Ce n'è tre, uno a testa. Rosa, viola e verde. I vasi della calma sono dei barattoli magici, per l'appunto, che una volta guardati ti infondono calma e grande tranquillità. Si illumina? E questi si illuminano anche. Mentre Nicolò apre le istruzioni, Ale prepara il laboratorio. Un vero e proprio studio con tanto di miscelatore. Tre fogli di sticker. Ci sono gli sticker, ci sono i binocoli della calma. Li vedi, Ale? Guarda, Mati, ci sono i binocoli della calma. Ciao. Potremmo fare un barattolo cosmico. Uno della tranquillità e uno dell'amore, Mati, e quello rosa. La luce funziona così. Si preme il bottoncino on off. Lo vedo. Il LED lampeggia e quando si muove il tappo, sì, i LED si accendono e cambiano colore. Adesso è verde, adesso è blu. E gli altri, sì, sono tutti arcobaleno. Quando chiuderemo il nostro barattolo magico vaso della calma, lui si illuminerà completamente. Qui c'è lo spazio per le tre provette magiche. Montiamo il miscelatore con una bella schiacciata. Anche l'altezza regolabile per assecondare l'altezza dei barattoli. Prepariamo il miscelatore e ci mettiamo sopra, bravissimo, la manovella. Possiamo anche decorare la nostra fabbrica con gli sticker. Brava, Mati! E Nicolò va ad applicare lo sfondo siderale. Qua c'è il porta sticker. Li utilizzeremo dopo per decorare i nostri barattoli. E questi sono gli spazi per le decorazioni che troviamo nei sacchettini misteriosi. E qua dentro potremo trovare anche tre sorprese di queste robette qua. E nel primo sacchettino troviamo... Il narvalo. Il narvalo. E l'unicorno. E l'unicorno, immancabile. Cosa hai trovato, Mati? Glitterini. Quella è la sirena. Una sirena? Una gatto sirena. Una gatto sirena. E questa è la piccola stella cometa che ha trovato Mati. Questa è la polverina che serve a rendere il nostro liquido particolarmente fluido per far galleggiare tutte le decorazioni. Verso i glitter nella provetta. Anche Mati li mette nella provetta e da lì poi finiranno nel suo barattolo magico. Finalmente apro anche il mio. Vai, Ale, mostraci cosa c'è all'interno. C'è un orsetto astronauta rosa. Sì, lo prendo io. Si vede l'effetto cosmico, stelline, lunette e la tua polverina, Ale, per rendere fluido il liquido e viola. Mentre i glitter sono tutti uguali, i brillantini, le pagliette sono diversi. Finalmente è il momento di riempire i nostri barattoli. Cominciamo con l'acqua. Ale, che sto l'acqua? Grazie. Eccola qui, prego. Riempiamo il primo barattolo, Mario. E andiamo fino alla tacca. Io sono la prima. Che è segnata proprio qui. Poi riempiamo anche quello di Ale fino alla tacca. E poi riempiamo anche quello di Nicolò, che è grandissimo. Fino alla tacca. Sì. Ma hai un occhio grandissimo. Ti vedo tutto sfumato. Mati, ti vedo praticamente come un puzzle. Io ti vedo come un mostriciattolo. Ciao Ale, ti vedo occhialuta. Forbici. Ecco che arrivano le forbici. Ci servono per aprire i sacchettini con i confetti, sì, come li chiamano gli inglesi. Vai, Mati, puoi mettere. Ovvero sono i coriandolini, in questo caso sbrilluccicosi. Anche Nicolò mette i suoi. Per il barattolo grande sono previsti due sacchettini. Qua trovate la scritta love perché c'è stato uno scambio Nicolò e Matilde. Secondo sacchettino. Oh, che belli. È già uno spettacolo. Anch'io voglio mettere. Vai, Ale, sì, cosmica. Prova, fammi scendere un cuoricino. Eccolo, che scende. Anche tu hai Matti? Sì, guarda. Più veloce. Vedrai quando ci metteremo la polverina magica. Piovono. Piovono cuoricini. Momento di glitter. Vai coi glitter, Matti. Via, tutti coi glitter. Anche i glitter finiscono all'interno dei vostri barattoli. Tutti, oh, pioggia. Bello. C'è qualcuno che già sta facendo una prova per vedere come viene. Io resisto, voglio vederlo solo alla fine. Dai, mettiamoci allora la polverina colorata. Andiamo con la prima polverina. Wow! Mettiamo subito il tappo e mescoliamo subito perché si mescoli bene. Vai, shaker amati. Shaker amati. Guarda che effetto. Che
Che effetto spaziale! Shakerate sempre con molta forza per evitare il formarsi di grumi. Possiamo shakerare a mano energicamente così, oppure possiamo usare il miscelatore. Mettiamo in posizione il barattolo, attaccato al miscelatore. Abbassiamolo. Lo facciamo scendere. Inseriamo la polverina. Wow, questo effetto di inserimento lo adoro. E poi andiamo a mescolare, abbassando il nostro miscelatore. Poi con forza, ma non con troppa, costanza. Se no esce l'acqua. Hai ragione, Ale. E ora, punto 7, è arrivato il momento di aggiungere le sorprese. Sia per Matilde, apriamo il suo vasetto, che per Nicolò. Per Matilde c'è l'orsetto spaziale rosa che ha trovato Ale. Vai, tuffiamolo dentro. Ciaff, eccolo qui. Yummy. Nel vaso. Miscello ancora un po'. Miscela. Per staccare bene i glitter che si sono attaccati. Ottima idea. E per Matilde ci sono gli sticker love dell'amore. Ma che bello, che vediamo. Bello. Qua sotto le distruzioni che si stacca tutto. Si è creato un gran movimento. Tocca a me adesso. Vai Ale con la polverina. Che effetto. E mentre qua si shakerà, qua si mettono gli adesivi che sono anche trasparenti, così si vede attraverso. Questo è un orsetto corno dell'arcobaleno. Nel mio cielo stellato non può mancare una stella cometa. E questi, Ale, sono i tuoi adesivi cosmici. C'è anche un cagnolino unicorno. Sì, vado ad attaccarlo. Togliamo il vaso, Nikki, mettici le sorprese. Plof, plof, plof. E vai di coperchio. Chiudiamo. Ma che bello quando si illumina. Si è illuminato? Wow, che spettacolo. Pensa che bello quando avete appiccicato gli sticker e avete finito di metterli tutti. Io, ragazzi, spengo le luci. Guarda come funziona. Si preme. Si preme. Se lo mette. Se lo mette. Lui è attivo. E si sporca. E sente il movimento di shakeramento. Che bello. Ti senti calmo, Nicolò? Ale si sta calmando? Sta un po' oscillando. Ah no! Non funziona! Mati, tu ti senti calma? Sì. Ale, tu ti senti calma? Molto calma. Beh dai, ora che riattivi le luci sarai ancora più tranquilla. Io ho finito gli sticker. E allora posso andare a spegnere le luci. Vai! Spengo la prima e spengo anche l'altra. Siderale. Adesso azzurro. E cambia colore. Oh, bellissimo. Poi rosa. Ecco, quella di Matti è diventata rosa. Bella. Ah, Matti Shaker si è spenta. L'effetto dura qualche secondo e poi si autospegne per conservare l'energia. Sei velocissima, Matti. Ma non era il vaso della calma, Ale? Non è della calma. La sentite, ragazzi, la calma che vi pervade? La tranquillità cosmica? Quei due si sono addormentati? Matti! Per fortuna che Matti vi ha svegliati! Vi avete svegliato! Matti, ti è piaciuto fare i barattoli magici? Sì! E ragazzi, se a voi questo video è piaciuto, mettete un pollicione! Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video! E scaricate l'app GBR per non perdervi le notifiche! Volendo, potete replicare questa attività anche con un semplice fai da te, con un barattolo di vetro trasparente, dell'acqua e dei glitter. E del colorante alimentare per colorare l'acqua! E poi potete utilizzare una qualsiasi torcia per andare a illuminarlo. E delle perline potrebbero essere le sorprese che ci galleggiano all'interno. Oppure scriveteci nei commenti cosa ci mettereste voi! Ciao! Ragazzi, si sono addormentati. Ma noi vi aspettiamo al prossimo video. E Matti, finché non si spegne la luce, resta addormentato.